Cari amici, siamo felicissimi oggi di portarvi alla cosiddetta Villa Amelia di Varese, detta anche dei Gratta Vinci, io direi anche del diritto di passaggio. È una villa praticamente costruita qua in campagna Varese e apparteneva a un signore che successivamente, siccome il terreno è enorme sopra una piccola collina, vendette il proprio, quindi partiamo dalla parte storica, Mauri, la parte delle zanzare. Quindi Gennaro Gelmini e youtuber Mauri, capitano Barbadura, siamo qui alla Villa Amelia. Naturalmente la parte storica, mi piaceva iniziare dalla parte storica, quindi continuiamo. Il proprietario della casa cosa fa? Per guadagnarci un po', siccome il terreno era tanto, costruisce altre ville di là più avanti, naturalmente non faremo a vedere quelle sono case abitate. Costruisce altre ville e però si fa dare il diritto di passaggio, cioè praticamente lui per transitare a casa sua doveva passare da altre ville, perché invece di dare alle aree coltivabili della casa ha venduto una parte della strada per poter aumentare la metratura delle ville. Però così facendo, vendendo anche la parte della strada, doveva passare dalle ville e quindi si doveva far aprire la porta dagli altri per passare a casa sua. E questa quindi la Villa Amelia, io direi del diritto di passaggio, però conosciuta da tanti qua in zona come Villa dei Gratta Vinci. Benissimo, cari amici, Gennaro Gelmini, youtuber Mauri, capitano Barbadura, oggi per voi, cari amici, siamo alla Villa Amelia di Varese. Benissimo, Mauri, prendi la videocamera. Perfetto. Fai delle belle riprese grandiose. Grandiose. Io a questo punto prendo la mia consueta borsa, come dico. Sì, benissimo. 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 Siamo ben contenti, iniziamo questa parte del filmato. Fai vedere, Mauri, un po' di panoramica, fa vedere quanto è bella la casa. Fantastica. Le case di una volta con praticamente abbiamo qua una bellissima giornata di sole, siamo stati fortunati, la bellissima scala dei tempi che furono, io faccio vedere soltanto un pochino, le case di una volta nel 1900 con la scala esterna. E quindi ecco, abbiamo una bellissima scala esterna. Però entriamo dall'altro lato, perché l'entrata attuale è dall'altro lato. Benissimo. Attento. È un bell'urbex. Troviamo sempre le giornate di sole, troviamo sempre... Siamo felici. Mauri. Com'è? Devo dire che è molto bello, suggestivo, poi un posto in centro però imboscato. Imboscatissimo. Imboscatissimo, guardate qui che vegetazione, sì, posto di campagna infatti. Là, qui c'è tutto, qui la tettoia ancora come quelle di plastica per riparlarsi perché quando uscivano dalla casa. Quando piove, certo. Sì, è bene. Fantastico. Siamo in città, ma imboscati, come ha detto il buon Mauri, siamo imboscati. Sì. Allora, qua, tanto per cambiare le rampicanti in mezzo ai piedi, qua verranno anche dei bellissimi fiori tra poco. Ci sono i boccioli di rosa, devono ancora spuntare. Sì, infatti. Non da troppo vicino, ma... Bene, ok. Continuiamo. Quindi, ecco, un ballatoio fantastico. Un balconcino, lì addirittura una luce, una lampadina, e noi da questo pertugio che prima poi abbiamo mangiato un panino, ci siamo messi un po' seduti, abbiamo mangiato un panino e anzi era una focaccia. Tu ce l'hai le luci? C'è focaccia, ah sì. Aspetta. È rimasta tela, la torcia. Dobbiamo riprendere le torce. Cari amici, quindi adesso youtuber Mauri, eccolo, con la torcia,
dobbiamo riprendere le nostre torce e continuiamo l'esplorazione, perché praticamente, cari amici, le prime due stanze sono al buio, ma le altre le troveremo con la luce. Ecco, cari amici, iniziamo. Qua è l'entrata. Notare queste bellissime pareti, una bellissima parete disegnata di fiori. Sono i fiori che ci sono nei campi di grano, come si dice, come si chiamano? Sono papaveri. Papavero, oh, i fiori che si trovano poi nei campi di grano. E qua era, ma questo è il locale lavanderia, Mauri, da dove entriamo. Benissimo, continuiamo. Quindi attualmente si entra da qui e questo eventualmente dovrebbe essere il locale lavanderia. Scusate, un po', cioè, quando si entra nel urbex si sta sempre un po' così. Allora, prima dal caso abbiamo aperto un po' la porticina, questa bellissima porticina da cui si poteva venire quindi anche dalla parte del bosco, e abbiamo fatto vedere la parte di sopra. La parte di sopra, Mauro. Sì, sì. No, vabbè, faccio un quadro io. Cari amici, è fantastico. Vabbè, ma si vede, perché c'è una parte proprio si vede senza tutta dipinta, motivi antichi, che ci è piaciuta un sacco. Prima abbiamo fatto anche una live sul canale di youtuber Mauri, Capitano Barbadura, è vero Mauri? Sì, è vero. Una live adesso di un'ora. Adesso libero di usare il K2 che prima era disturbato dalle... Ah sì, ecco, adesso siccome non stiamo usando il cellulare ma la videocamera, cerchiamo col K2 di capacitarci per vedere se ci sono fantasmi. Benissimo. Sì. Mauri, continuiamo. Benissimo. Ok, io sono qui. Quindi, bene, c'è anche da quella parte lì. E continuiamo. Sono in tutto tre piani, pian terreno, primo piano e secondo piano. Inquadra bene, Mauri, che io stia sì, tutto, io ti sto inquadrando un po' più giusto. Sì. Perché sai, sono fissato così, magari ma i dettagli ci sono, ma sono contento. Lo so, però cari amici, qua prima quando facevamo la live prendeva pochino il campo per trasmettere, allora siamo saliti su in fretta, però siamo riusciti bene. Questo è un bellissimo tutto ferrobattuto, un corrimano in ferro battuto fantastico. Vedete, cari amici, che bel lavoro. Aspetta che ci riprendo qua. Questa è la finestra che riguarda il bosco. E qua ancora si continua. Quindi dai, andiamo prima sopra. Mamma che sciudata. Continua di grattevinci. Perché la villa si chiama anche del Grattevinci, piena di Grattevinci. Continuiamo su. Cari amici, cerchiamo di visualizzare. Ed eccoci sopra al terzo vano, che poi faremo vedere gli altri. Sopra, bellissimo posto, funziona lì. E qua abbiamo addirittura la mangiare per il vino, questa la potrei anche spegnere, mettere via. Qua, per amici, abbiamo ancora, guardate la luce da Migliane per il vino, incredibile, ancora qua, e addirittura
come avevamo fatto vedere anche a Ivrea insieme a Stefano Urbez Urban, nella nostra collaborazione di Urbez, quando abbiamo fatto vedere le case di notte e dei fantasmi veramente di notte, un contenitore dell'acqua piovana che serviva all'acqua piovana. L'acqua piovana si usava proprio per uso casalingo. Un tempo c'erano due rubinetti, uno per l'acqua piovana e l'altro acqua potabile. E il secondo dei diversi usi casalinghi. Andiamo ancora a vedere. Ah, attenzione a questo filo. Le vecchie porte, notare, le vecchie porte assolutamente di legno non lavorato. Sì, legno grezzo. Fantastico. E continuando, abbiamo vari androni. Lì il tetto si è sfondato, ma... E anche qui, cari amici, abbiamo l'androne proprio... lì abbiamo ciò che rimane dei sanitari, che evidentemente volevano fare una ristrutturazione, e quelli li avevano messi tutti a parte. E poi abbiamo antichissime valigie, guardate cari amici, valigie dei nostri nonni, si potrebbe dire, e di qua appunto dei sanitari, si vede che volevano ristrutturare la casa, questi sono sanitari più che altro da anni 50, quindi volevano mettere qualcosa di nuovo. Sono tipiche degli anni 50. Benissimo, continuiamo con l'esplorazione, cari amici. Avanti, prima tu. Quindi, dopo aver fatto vedere questi ambienti, vediamo bene perché la casa ha questo nome anche del Grattevinci. Villa dei Grattevinci. E vado più veloce, Mauro, tu va con calma. Aspetta che sto qua. Guardate qui che si sta sfondando. Ecco, beh, il tutto e il nulla. Qui si è sfondato il tetto. Sì, sì, sì. Forse è un fatto mio personale di negli Urbex non far vedere mai troppo le cose distrutte. Purtroppo qua è venuto proprio giù, cari amici. E vabbè, Mauri, così... Infatti, visto che c'è il tetto con la palla... Crolla tutto. Fa niente, ma così... Tu vieni con calma, non tanto... Cioè, guarda che scendo questa bellissima scala con queste stoffe nuovissime. Si può lavare i piatti con queste stoffe qua, tanto che sono nuove e pulite. E si continua con calma, tanto comunque abbiamo tutto il tempo per noi, a meno che di fantasmi, perché qua la zona è sicuramente ambita dai fantasmi, questo sì. Allora, qui abbiamo il motivo per il quale questa villa è annoverata come Villa dei Grattevinci. Per quale motivo? Perché praticamente qua sono stati ritrovati tanti grattevinci, ma io quasi ho il pensiero che questi grattevinci possano essere dello stesso proprietario. Lo stesso proprietario è diventato ricco e ha sfruttato il tempo in più per fare grattevinci. Però a quanto pare Mauri, fa vedere che... Ah, poi bisogna che mi metto un po' alla luce, allora. Sì, lì magari, qua. No, va bene, ma si vede, Si vede alla luce, perché mi piace così, dare questa ambientazione completa, totale. Quindi, il piacere di, evidentemente, di grattare, però, se i grattevinci sono così tanti, e la casa è in queste condizioni... Evidentemente i grattevinci si grattava tanto e si vinceva poco.
Cioè, Mauro. Questo è sicuro, sennò se no a quest'ora no, le cose sarebbero state diverse. Grazie e perdi. Grazie e perdi. Benissimo, continuiamo. Sì, sì. Noi stiamo facendo piccolissime ragnatele. Minchia. Ragnatele piccolissime. Una cosa, secondo me si è formata stanotte. Così, una cosa leggera leggera. Accendere la luce lì. Qua, guarda le sostanze, però... Pisa il char, com'è che si dice? Potremmo far vedere con... Senza più odore qua. Allora, il bagno, l'acqua è un pochino... Che devo far vedere? Faccio vedere io. Mauri lo vedo un pochino devastato. Allora, no, beh, il bagno, sapete, a furia di fare i bagni, l'acqua non è proprio pulitissima. Uno si fa il bagno e l'acqua diventa un po' così, capita, no? Tipo Bud Spencer e Terence Hill, quando si faceva il bagno Terence Hill. Stessa cosa per... i bagni, insomma, lascia un pochino a desiderare, però beh, dai, passabile, Cagavano lì dentro. Passabile, Mauri, passabile. Cagavano lì dentro, io non sono riuscito a tagliare. Passabile. Era venuto il Paranormal Varese qua e disse vabbè, un sussulto quando vide quel bagno lì. Com'era? E qua un'altra varia stanza. Ma qui ci dorme. Ma sembra proprio che sia recentissima la roba che finisce qua. Quindi evidentemente siano tutte, tutte cose lasciate molto molto di recente, e quindi io direi magari si dorma qualcuno qua. Sì, sicuramente sì. Roba molto recente. Mamma mia. Sì, qualcuno c'è. Quindi, anche ombrelli, quindi anche quando piove. No, no, ma vengono qui la notte, vengono. E qua la stanza dei balocchi. Anche qui. La stanza, signori, altra stanza che dà il nome alla casa dei Grattevinci, con comunque una stupenda vista sopra il bosco di Varese. Ancora 10 minuti, tanto vale che lo facciamo totale il video, come se fosse una live, Mauri. Andiamo a visitare, ecco, vedete, noi siamo venuti da su, questi bei, le scale col ferro battuto come corrimano, vedete che bello, eh? Lo potete rifare uguale, lo fate artistico, ed è veramente bello. E Mauri, continuiamo? Sì. Ah, di qua c'è da fare? Sì, attenzione, di qua siamo stati di qua. Qui abbiamo anche qua una cucina, però non ci addentriamo perché la cucina sopra qui tutto è crollato, vedete? Ma perché? Perché era tutto di legno e così è crollato. Mm-hmm. Se no, se non era di legno non crollava. Mm-hmm. Ecco. Okay. E qua, ecco, qui abbiamo altri Grattevinci. Oh, qua. C'era una struttura di ferro, sono andato contro. Per questo un letto matrimoniale. E qua un bagno, un altro bagno, sì, pulitissimo. Mauri, pulito, eh? Mauri. Sì, una cosa meravigliosa. Comunque, E qua una bella stanzetta. Hai ragione, che il soffitto che... proprio. Una cosa appena appena venuto giù, un mobiletto, vedete, con sotto le gambe come le facevano una volta. Qua un altro mobiletto, addirittura una cristalliera. Mauri, facciamo vedere. Penso qua non penso che crolla di qua.
Signore e signori, una bellissima cristalliera, con ancora i vetri originali. Cioè, guardate, guardate. Oh, no. Cioè, vabbè, come hanno detto, vabbè, andiamo a Mauri. No, non ho rotto niente, è venuto solo giù, non si è rotto. Però si è smontato, vabbè. Fa niente, Mauri, nella vita. E qua un'altra stanza. Ah, qua devo far vedere con la torcia tutta la stanza che c'era. Che c'era il, tutta la dispensa. Cari amici, la dispensa, Mauri, mettiti pure più in là a farmi vedere così si vede tutto. Orzo Bimbo. Ma no, sono voci lontane, Mauri. Fa vedere, inquadra. Orzo Bimbo, per i bambini troppo contenti. Orzo Bimbo, bimbo. Poi, preparato dietetico a base di carote e riso. Questo ci facciamo la dieta, guarda tutto Mauri, fa come, beh, ma a volte sono troppo no, fissato in inquadrature. No, punta lì la luce che non si vede. Sì, praticamente a base di carote e riso, facciamo pure la dieta con carote e riso. Cacao. Meravigliao. Meravigliao. Cacao. Gelato San Montana. Ah, gran gelato. Lavazza crema e gusto, come dice Mauri. Lavazza crema e gusto, lavazza deck. Lavazza deck, che questo è il decaffeinato. Si vede Mauri, se facevano un sacco di caffè, dopo usavano il decaffeinato evidentemente la sera. Però io sinceramente anche la sera lo prendo con l'ora. Però abbiamo trovato già prima brattolo di vernice di smalto. Sinceramente io non avrei mai messo lo smalto qua. Poi vedo, ho visto dopo, lo stucco. Stavano facendo altri lavori, smalto, malto alchidico. Acrilico? No, alchidico. Alchidico, boh, chissà che cos'è. E poi anche stucco. Stucco all'acqua. Benissimo. Va bene. Si continua. Un bel mobile. Mobile antico. Ah, sopra il mobile. Sopra il mobile. Capitel. Havana. Sebino. Ma forse è la roba di. Colorificio. Colori, no? Cioè di pitturare le porte. Ogni volta facciano i colori. Ecco, perfetto. Io ho sempre il bello di fare l'urbex con me, cari amici. E che io a volte sono un maledetto perfezionista, potrei dire. E uno, tanti dicono, ma caspita, vai in posti devastati e fai il perfezionista. Beh, questi dettagli sono questi. Il perfezionista a fare le quadrature. Vai. Beh, facciamo come prima, Mauro. Quanto abbiamo ancora di cronometro di tempo? 4 minuti e 46. Allora, iniziamo a far vedere di sotto. Vai pure con calma, Mauro, guarda. Qui ci sono le bottiglie, qui c'è. Le... E cari amici, siamo ancora qua alla Villa Amelia, dei Gatti Vinci e del diritto di passaggio, come abbiamo spiegato all'inizio del video. Vediamo qua, c'erano ancora delle stanze. Allora abbiamo prima di tutto da far vedere la carta dei parati, Mauro. La carta dei parati fatta in fibra, fibra di canapa. Oggi, cari amici, fammi vedere pure tutto qua. Cari amici, oggi non la trovereste più la carta dei parati in fibra di canapa. Questa è introvabile per mantenere praticamente più calore, in modo che non andasse via il calore. E difatti abbiamo un'altra cucina qua. Qua abbiamo un'altra cucina, il lavabo. E il lavabo. Lavabo. E la stufetta con... No, questa era una dispensa, un piano lavoro. No, ma anche poi per accendere il gas.
E questa è una dispensa. Una credenza. Totale, una credenza. Chi presta soldi senza credenza perde e l'amico poi, e la pazienza. Qua e la poi tanti... un frigorifero Atlantic. Degli anni 50. Anni 50 e dentro, a vedere, Super Freezer c'è. E poi addirittura con il freezer, quindi, che sì, si chiude ancora bene, a vedere che roba. Atlantic. Non da troppo vicino. Atlantic. Va bene, ne parlo un po' io. Guardate amici che frigorifero veramente incredibile, eh? Ma un frigorifero, io ho lavorato alla Whirlpool ai frigoriferi. Ma però Atlantic. Ho lavorato come operaio stagionale negli anni 90. Forse per questo mi piace. Addirittura funziona ancora la molla. Un frigorifero Atlantis. No, aspetta, faccio vedere com'è cabinato. Io ho lavorato proprio nei frigoriferi. Mettevo il materiale plastico che andava all'interno dei frigoriferi. Bellissima. Mauri, io ho lavorato nei frigoriferi, per questo mi piace particolarmente la cosa. E questo è il frigorifero, l'esterno di questo frigorifero. Ecco Mauri, riprendi. Io ho lavorato, prendilo io allora. Io ho lavorato nel frigorifero. È il frigorifero. Ho lavorato nel frigorifero, magari mi piace farmi vedere un po' col frigorifero. Anche se è antico. Non lo so. Per uno che fa l'operaio, per montare i frigoriferi, gli piace farsi vedere con il frigorifero degli anni 50, magari prova a piacere. E così mi sono fatto vedere. Mi sono dedicato un minutino di frigorifero. Qua è una stanza più normale. Perché ci dovrebbe essere? Quanto minuti abbiamo? Abbiamo un minuto e 16 secondi. Le stanze, ecco. Ecco, le stanzotte. Allora, faccio vedere. Guardate, cari amici, c'è una stanza qua, però al buio, pian terreno, che è tutta piena, tutta fatta alla maniera antica. Vedete che bella? E questa, la parte bassa, e quindi dai Mauro, salutiamo. Ciao. Vieni qua Mauro, vieni okay. Qua subito, mettiti lì, ecco, lì, girati, vengo anch'io, e cari amici, poi continuiamo con degli spezzoni, la spezzone principale sarà questo, la visita alla casa. Una villa, la Villa Amelia di Varese, detta anche dei Grattevinci, e io direi del diritto di passaggio, perché per arrivare qua bisognava passare da altre proprietà. Gennaro Gelmini, youtuber Mauri, capitano della Guardia Dura. Oggi, 27. E cari amici, Gennaro Gelmini e youtuber Mauri, capitano Barbadura, da questa bellissima villa, al 27 di maggio 2018, è una bellissima domenica di sole, tanto per cambiare, con molta fortuna abbiamo trovato ancora il sole, una giornata di sole. E Mauri, quindi come ti sembra? Ma abbastanza buono come Urbex, è stato bello, è stato più meglio di un po'. È bello, è completo, ha completo, cioè si riesce a entrare, Si riesce a muoversi, a girare, bello. Mauro cerca, prima si andava un po' il K2, sì, adesso non siamo con i cellulari, quindi c'era qualcosa. Sì, è bellissimo, molto bella questa casa. Cosa possiamo dire? Quindi? Possiamo dire quindi che bene, insomma, lasciamo un bel like. Allora sì, e cari amici, ecco, cari amici, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. E se potete, se volete, mettete un like. Se potete, se volete, iscrivetevi. Benissimo. Gennaro Gelmini. Gennaro Gelmini, youtuber Mauri, capitano. Ancora insieme con un altro. Benissimo. Mauri, allora facciamo vedere le stalle. Sì. Qua perché aveva suonato un po', Sì, era K2, in questa bellissima stanza. Ma andiamo a far vedere le stalle, Mauri. Sì.
Tu accendiamo, non mi ricordo più. Sì, sì. Accenditi. Accendo la torcia, andiamo allo stallo. Cari amici, andiamo a vedere lo stallo. Attento perché... Non dovrei... ma io per parlare su davanti, poi metto su dietro. Se facciamo un male non va bene. Ma che vuoi fare, Mauro? Nella vita si fa quello che si può. Solo che questo dovrebbe stare, quando si fa gli urbex, dovrebbe stare un tantino attenti a dove mettere i piedi, eh? Potete immaginare. Soprattutto che sì, perché c'è il rischio di farsi male, insomma. Bene, cari amici, quindi andiamo verso la zona delle stalle, le mangiatoie. Qua evidentemente mangiatoio per le mucche. Le mucche venivano qua. E delle bellissime mangiatoie per mucche. Fa vedere, Mauri, tutto il bello della campagna. Qua ancora dei sanitari. Illumina, bravo. Lì tutte le mangiatoie. Le mucche proprio stavano ad abbeverarsi e mangiare qua, evidentemente. È la prima stalla. Non è l'unica. Abbiamo altre stalle. Un po' l'abbiamo fatto vedere nella diretta di Mauri di prima, abbiamo fatto vedere questi posti, Mauri? Sì. Le stalle un pochino l'abbiamo fatto vedere, però non dappertutto si riusciva a prendere. No, c'erano dei punti che era blindato, quasi che andava via, che era blindato il coso. Però siamo riusciti, A fare quasi un'ora di live, dai. Un'ora di live che, vabbè, tanto questa volta... Sul canale YouTuber Mauri Capitano Barbadura trovate Villa Amelia dei Gratta Vinci. Però intanto godetevi questo video anche, cari. E qua ancora mangiatoie per mucche, perché da queste parti soprattutto le mucche avremmo trovato. Soprattutto le mucche, anche qua mangiatoie quelle lì appoggiavano la bocca lì e c'era una levetta, sai, in quel coso lì che distribuiva l'acqua. Allora presenta tu, Mauro, sai? Sì, io almeno quando ho abitato in Cascina un po' di anni, c'erano le mucche, questo qui, c'era una levetta, no? Qui adesso è rotto. Quando la mucca appoggiava il muso, l'acqua entrava in questa ciotola e beveva. C'era una specie Ti inquadro bene. C'era una specie di levetta, appoggiava il muso qua, entrava l'acqua. E poi dopo quando sollevava l'acqua si bloccava. C'era la levetta che faceva entrare, loro si abbeveravano da queste cose. Era un impianto automatico, cioè, naturalmente, vedete qui che c'è il canne tubo dell'acqua, sì, acqua potabile. Ecco. Perfetto. Questa qui era abbastanza moderna, insomma, diciamo come... Abbastanza moderna di impianto, perché abbiamo l'abbeveratoio. L'abbeveratoio automatico. Che si apriva in maniera automatica. E qua poi evidentemente per mangiare. Qua varie parti antichissime. Antichissime nel senso del secolo scorso. Benissimo. Una vasca qua, ancora per potersi evidentemente dissetare. E qua abbiamo ancora una parte. Attenzione, Mauri, a questo buco, c'è un buco. E qua ancora una parte di abbeveratoi e tutta la zona. Benissimo, Mauri, aspetta che magari mostro un pochino. Aspetta, Mauri, fammi mostrare. Poi dopo arrivo anche. Mettiti la luce perché... Guardate che bello. Attento al buco, Mauro, vieni un po'. Mi piace troppo perché, allora, il nostro passato è il passato anche agricolo. Il nostro passato sono anche le fattorie, così. Questa è una villa con fattoria. E ci piace tantissimo. Allora fare qualcosa qua per noi è stupendo. A vedere, Mauri,
questa pianta che addirittura dall'esterno sì, sta riprendendo, sta riprendendo cari tutto... amici, io la natura è pazzesca, vedete tutte queste piante qua, no? Vedete queste piante, questo groviglio di piante? Ma incredibile, addirittura la pianta va a entrare dalla cappa sì, della reazione, una pianta è entrata dentro. Bello Mauri, bell'urbex stiamo facendo. Questo sembra una cetolina per fare il formaggio, Mauri. Cetolina per il formaggio. Sì. È una ciotolina per fare la ricotta. Sì, per fare la ricotta, qui facevano anche le capre, secondo me facevano... Anche le capre, dici? Sì, perché questo è un androne un po' più piccolo, magari. Qua, per esempio, lo spazio per una capra, sì, se si riesce a vedere... sì, e non per una mucca. Però qua vedo più spazio. Però evidentemente sì, c'era qualche capra. Qua un bellissimo buco. E io volevo andare... dove confezionavano il vino, devo solo trovare dove si andava. Di qua, Mauri, andremo dove confezionavano il vino. Abbiamo ancora 20 minuti. Vai, Mauri, proviamo. Dai, vai, andiamo dove si confezionava il vino. Il vinello, no? Beh, vabbè, se vuoi far vedere tu. Però stiamo attenti, io l'altra volta sono passato di qua. Cos'è, un cavo della corrente questo? Ma tanto la corrente non Sì, lo so, ma hai visto che sì. Ma non si riesce a passare. Io... Allora passiamo di qua, dai. Qua è un po' problematica la cosa, no? Magari dammi la videocamera. Cari amici. No, entra Mauri. Solo devi stare attento a passare che... lì c'è poco spazio. C'è il vino. Ecco, questa è la cantina, cari amici. Allora, c'è una damigiana, allora ai tempi fantastica, una damigiana proprio a uovo, a forma di uovo. E guardate, c'è proprio la cantina. Beh, guardate, dobbiamo dare un po' di luce, c'è poca luce. Però la parte della cantina, addirittura, guardate le damigiane tonde, queste sono damigiane fatte con il vetro soffiato, sì, per questo sono tonde così, sì, qua c'è le canne per il e dopo vino. Si impagliavano per non farle rompere. Poi dopo le mettevano vino. Sì. Di Mauri, dillo ai nostri amici come facevano. Sì, facevano loro, tiravano su e poi dopo mettevano dentro il vino nelle bottiglie. Per fare il passaggio. Aspiravano, mettevano dentro la aspiravano bottiglia. Aspiravano con la bocca per togliere l'aria e far entrare dentro il vino. E queste sono tutte canne per mescolare il vino, perché è giusto, nelle cantine si mescolava, ma non in maniera positiva. Questi poi dei ferri che servivano per le botti, ferri per le botti. Quando si mescolava il vino è perché ogni vino, mettiamo, c'era un vino, rosso, bianco, diciamo... Per esempio, un vino molto fruttato, buonissimo, però può essere esageratamente fruttato. Allora lo mescolo a un vino secco, che può essere un extra dry, quindi un vino magari che mi potrebbe sembrare un po' troppo secco. Mescolo i due e viene un vino magari favoloso. Ma quindi mescolare positivo. È giusto, infatti. Qua... questo damigiane, partiamo questa damigiana ancora con la corda sua della damigiana e poi Mauri di qua pure queste damigiane a quanto sembra in vetro soffiato. Cazzo, fatto bene amici. Fantastico, il bello dell'urbex. Qua c'è una stufa legna. Come non dicevo, si vede molto. Quindi metto qua giù. Il bello dell'urbex. Fammi vedere con le damigiane.
Il bello dell'Urbex è farvi vedere la nostra storia, le nostre radici. Mi piaceva questa inquadratura, Mauri. Io sono un fissato dell'inquadratura. No, ci mancherebbe. Sì, infatti. Io devo dare arte. L'arte del tricot. Un'arte bellissima è questa pianta intrecciata. Questa pianta intrecciata. Deve essere un... attimo, mi dimentico tutto. Come si chiama? È un robinio, guarda che è una robinia. No. Bello. Quella là che fa tutti i fiori. Sì. Cari ragazzi, lo metterò in descrizione. Bellissimo. Qua si vede un'altra parte della casa, bella qui. Si vedono delle case. Ah, l'altra parte, sì. Ma qua Mauri, la live non riuscivo a farla perché non prendeva il segnale. Si vede che la casa riparava il segnale, comunque era fatta bene. E allora facciamo vedere il resto della casa. Questo è il retro di questa bellissima casa. Fa vedere tutto il retro della casa. Bellissima. Poi lì con i rampicanti, fantastici. Allora se si riesce ad andare, andiamo su davanti qua. No, ma non ci incasiniamo, Mauro. Però non casiniamoci là, perché io sai qual è il problema? Che non vorrei mai che tendo. Sì, andiamo sul davanti della casa. Di là. Allora magari vado io. Vedo. No, dai, aspetta che ci sono le spi. Se no non se ne è quel problema. Beh, sì. Che se no dopo non riesco a... E guardate, cari amici, ma se no vado io. Dove? Sull'avanti della casa. E cari amici, continuando, mi è venuta in mente... La pianta di là è un glicine, il rampicante sopra è un glicine, mentre invece rumori di moto sono i ragazzi in Valle Vellone fanno trial. La Valle Vellone è un affluente del fiume Lona. Mauri, mi sono ricordato il glicine, hai visto? Bene, allora si continua, proprio ciò che ci mancava mi sono ricordato. Quindi il glicine, bellissimo, che stava proprio su quella parte di là. Fa tanto male, fa vedere un po' che bello. Su quella parte di là trovavamo il glicine in fiore. I glicini sono in fiore. Bene, continuiamo al sentiero. Ah. Che porta di nuovo sul davanti della casa. Beh, ma non sarà tanto difficile. Sì, no, qua, sentierino che... guardate ancora la casa, fa vedere fino a sopra. Ci sono di sacchi. E poi come sono curate le finestre? Quelli sono i fiori degli sposi, quelli. Quali? Quelli, cosiddetti fiori degli sposi, bene, porta fortuna. Poi ti guardate sputi, come. Si sposa tipo, cucà. Non si sposa più nessuno. Non si sposa più nessuno oggi, però ti sposi. Vabbè, però io porterà. Sposato, divorziato. Quindi. Porterà fortuna allora. Io ho sposato, divorziato una volta e divorziato. No, vabbè. Speriamo, dai, Mauri, tante cose buone anche per te. Vedrai. Quindi abbiamo. Guardi, talmente tanti sacchi che spiegano. Guardate che bello. Guardate che bella finestra. Guardate, sembra ancora in ordine come ai bei vecchi tempi. Qua abbiamo appunto i fiori degli sposi e le finestre tutte fatte a modo. Sì, quelli sono fiori degli sposi. Il tetto tiene ancora, vedo. Il tetto in buona parte tiene, ancora non è crollato. Va avanti a Camuco. Sì, benissimo. E continuiamo sul retro della casa, della villa.
della villa, il cosiddetto diritto di passaggio. Il diritto di passaggio, gu diritto mi de passacchi, pucucangu, 50.000 euro. Attenzione Mauri, forse sono andato un po'... Sì, sei precipitoso. Perché voglio fare la panoramica sul davanti, tutto qua. Aspetta che qui dobbiamo strippare gli arbusti. Siamo rimasti incastrati. Gli arbusti. Attenzione, allora passa. Allora è Villa Arbusta, è Villa Arbusta questa, non è Villa di Amelia. Allora Mauri, io mi metto qua, tu fammi vedere da là. E non so, questa pianta, quando ero venuto a fare il sopralluogo, mi è piaciuta particolarmente, dava una certa aria. Perché quando ho visto questa pianta, poi io ho trovato la villa. Quello è poi il sentiero che porta alla villa. E di qua, la villa. Quindi abbiamo fatto vedere tutto in pratica. Sì. Di qua è una bellissima villa. Riprendo ancora magari un pochino io. Guardate, beh, togliamo la luce del sole davanti e anche qua tutte finestre ben fatte. E poi sul davanti. Senti, senti, no, aspetta, non riprendimi che sto sistemando i pantaloni. Qua la casa sul davanti. Bellissima con l'imballatoio, dove abbiamo iniziato all'inizio del video, cari amici. Proprio una casa molto bella come nel secolo scorso, e qua tutta, guardate, un ballatoio come nel secolo scorso. Mauri, ma allora salutiamo da di là, perché dove ti facciamo vedere? Da di là allora. Ah sì, dove vuoi te? Là si è sfondato il tetto là, qua. È un biso. Però insomma. Intanto ti facciamo vedere da di qua. Guardate che bello, cari amici. E cari amici, cosa desiderare di più? Una bella villa in campagna. Che è il desiderio di tantissime persone. Questo padrone si era fatto questa villa in campagna, aveva veramente tutto, addirittura delle zone le aveva cedute, le aveva vendute, e da qui del diritto di passaggio, cioè lui praticamente aveva, quindi tolgo un po' le piantine, aveva il diritto di passare in altri terreni perché aveva venduto anche una parte della strada. E da qui Villa del diritto di passaggio. E quindi per entrare a casa sua, dopo entrava prima in queste due ville, prima di entrare a casa sua. Bellissimo. Io farò delle inquadrature, magari andremo, poi farò delle varie inquadrature. Sì, sì, no, quindi siamo al 27 di maggio 2018, è una domenica bellissima, è venuto un sole stupendo, sì, abbiamo una caldo, bella fortuna, giusto. Caldo però si stava freschi, si sta freschi dentro, sta freschi, poi siamo in mezzo al bosco, sì, quindi cosa desiderare di più? Gennaro Gelmini, youtuber Mauri, capitano Barbadura, dal questa bellissima villa salutiamo facendo poi un po' di panoramiche, giro, un po' di riprese varie che andranno nella collezione del video, no? Okay. Giusto. Ciao cari ciao amici, a tutti. Anche questa volta ce l'abbiamo fatta. Like, iscrivetevi se volete, se potete. Benissimo. Gennaro Gelmini, youtuber Mauri, capitano Barbadura. Diamo like. Fallo riprese. E cari amici, partendo dal locale lavanderie, ormai è pomeriggio e facciamo vedere una stanza interessante. Qui è la stanza del camino, che adesso vi racconterò assolutamente cosa si faceva. Riprendi Mauro tutto
anche da lì, da partendo da lì, verso il cammino. Verso il cammino, di là, partendo da là, verso di me. Okay. E cari amici, questa è la cosiddetta stanza del cammino. Perché dedicare un'intera stanza a un cammino? Perché quando faceva veramente freddo, qua nel cammino ci si poteva chiudere dentro. E quindi ecco perché la stanza del cammino, perché il calore si teneva bene, invece con i vetri così, con i locali così, poteva disperdersi. Ed ecco la stanza del cammino. Qua addirittura nel cammino si entrava e si stava a fianco del cammino. Fa vedere da là, Mauri, da lì tutto qua. Si stava nella stanza del cammino, o anche da lì, col cammino. Si stava in questa stanza che assolutamente si poteva chiudere e quindi saremmo stati nel cammino al caldo, perché ci chiudevamo dentro e stavamo al cammino al caldo. Infatti. Facciamo vedere un pochino. E qua abbiamo anche, sembra quasi che struttura, ma come se ci fossero dei resti da affreschi. Zanzare. Anche da qui indietro. Molto bello, molto caratteristico. Ebbene, magari continuo, faccio una panoramica alla. Mauri, com'è la stanza del cammino? Carina. Si sta bene, sì, sì. Quasi, e questo quindi è il cammino. È il cammino che abbiamo fatto vedere adesso. Lo possiamo vedere anche da di qua. E la cosiddetta stanza del cammino. Ci si poteva chiudere dentro il cammino. Un lampadario stile anni 50, così. Un bel luogo. Qua magari riapriamo il cammino, riapriamo un pochino, e questa è la cosiddetta stanza del cammino, molto, molto carina, molto bella. Ebbene, Mauri, con questa vita abbiamo finito. Beh, lo metto come spezzone in tutti i video. È l'ultima parte. YouTuber Mauri, Capitano Barbadura. Capitano Barbadura. E Gennaro Gelmini, il 27 di maggio 2018. Abbiamo fatto vedere veramente tutto. Okay. Fantastico, fantastico posto. Una bella finestra con la ragnatela, nuovissima ragnatela, che si è formata appena stanotte, perché avevo appena fatto sì, Mauri. Infatti. Sì, ciao amici, mettiamo ciao a tutti. Spezzone. Ciao. Wow, che bello! Una bella piantina, cari amici. Vuoi che vengo io di qua? No, sto qua. Stai. Cari amici, metteci sul ballatoio allora così, però senza dare troppo peso. Allora, cari amici, abbiamo visto che il ballatoio, ecco, devo parlare un po' ad alta voce, abbiamo visto che questo ballatoio tiene e siamo venuti fin qua sopra. Stiamo facendo una bella immagine della casa. Io ho voluto dare in questo video, assieme a Gennaro Gelmini, YouTuber Mauri, Capitano Barbadura, ho voluto dare un'ambientazione molto familiare al video, perché questa è una casa del 1900, del secolo scorso, e ho voluto dare questo pensiero d'ambientazione. Per venire su qua ho dovuto fare la scala, allora sono trafelato. E siamo qua all'altezza quindi del primo piano, E su questo ballatoio, su questo che spazia sul bosco. Ed è una cosa bellissima. Quindi quest'urbex
fantastico trovare queste case tutte per noi, per farlo vedere. Mauri, è una sensazione fantastica. Ci sono delle cose della vita che hanno il loro valore, la loro, diciamo, proprio la loro gaiezza, la loro contentezza che danno. È un piacere essere venuto qua. Allora, amici, Mauri, e poi abbiamo fatto una live con tutti gli amici che ci hanno seguito sul canale di Libermano. Quindi poi troverete Villa Amelia, un aereo che è passato sopra di noi, Villa Amelia dei Gratta e Vinci in live sul canale di YouTuber Mauri Capitano Barbadura. Guarda caso l'aereo passa sopra di noi, come strano il mondo, proprio sopra qua. Sì, e siamo felicissimi di essere a questa villa. Cari amici, vi salutiamo tutti. Alessandro Natalini, per esempio, sarà contentissimo che anche lui abita in campagna. Sì, abbiamo fatto vedere una casa di campagna. Fabrizio Ciampicotti sarà contentissimo di Roma. Anche lui questi posti gli piaceranno tantissimi. Tantissimo. Leggere per difendersi, perché dice che... Lo salutiamo, Leggere per difendersi. Che sarebbe pochi fronzoli. Che ci segue dal Piemonte, tutti quanti gli amici, tutti, perché chiaramente adesso non ci dimenticheremo. Vabbè, certo. Quanti? Ce ne sono tanti, c'è il dottor Thomas, c'è il Mike, c'è... Allora, diciamo, dottor Thomas che è venuto con noi. C'è anche Sir Daniel, mi sembra di aver visto Sir Daniel. Poi... Il dottor Thomas che è venuto con noi a Novara a fare l'Urbez. Lo salutiamo. Al cotonificio Orcese che salutiamo. Daniele Ravaioli. Stefano Urbez da Ivrea. E Daniele Ravaioli. Stefano Urbez Urban. Salutiamo che abbiamo fatto con noi. Il Rip Ghost. Daniele Ravaioli che ci segue dall'Emilia. Ciao Stefano. Bellissimo. E poi anche oggi è stato bello. Sì. Poi dottor Thomas mitico. Sì, dottor Thomas, anche poi Mega Stefano Urbez Urban. Segue Mega Pigger 666. Mega Prigro, tutti quanti gli amici. Mike anche ci segue. Bellissimo, fantastico. Perfetto. Io non so adesso quanto la videocamera ci sarà di tempo. Adesso tra poco finirà questo video, però fantastico. Ho fatto anche delle panoramiche, le panoramiche andranno insieme al video. Buono. Gennaro Gelmini, youtuber Mauri, Capitano Barbadura, al 27 di maggio 2018, che è una domenica, da questo balcone. Questo balcone qui, vi salutiamo. Benissimo. Fantastico. Ok. Bene. Ciao cari amici, ciao a tutti. Ciao. Seguiteci sempre, come avete sempre fatto, noi daremo sempre nuovi urbex e nuovi posti da visitare. Youtuber Mauri, Capitano Barbadura e Gennaro Gelmini.